In ultimo, l'assessore alla sanità ha portato le delibere per la vaccinazione. Vaccineremo nel complesso 1,5 milioni di persone. Io insomma, credo che sia giusto fare innanzitutto un appello ai cittadini alla calma, perché insomma, il fenomeno non giustifica né che si parli di pandemia o di altro. Le nostre sono semplicemente misure cautelari, ancora prima che preventive, ecco. Misure che insomma, non sono fatte per vedere se per un certo periodo di tempo, per qualche anno, possiamo stare diciamo, relativamente tranquilli. Faccio un appello anche ai medici di famiglia, perché laddove questa vaccinazione viene erogata dai medici di famiglia non ci sono le code agli ospedali. Purtroppo insomma, questo fenomeno c'è. E se i medici di famiglia, come in alcune zone, si impegnano, io mi appello a loro, so della loro passione, so della loro motivazione, naturalmente la cosa va molto più liscia. Il governo ci ha promesso qualche finanziamento, sono una 20 milioni, noi forse alla fine ne spenderemo 25. Vorrei mettere in risalto due cose. La sanità è sempre una vecchia passione. La prima è che al momento non c'è stato un caso di infezione all'interno della comunità che è stata frequentata dalla persona che è stata invece infettata, e che vuol dire che tutte le misure di profilassi da parte della sanità regionale hanno funzionato perfettamente. Secondo, viene sempre un dubbio, è che noi siamo molto bravi a rilevare i casi, ecco, e forse tutta questa agitarsi sul caso Toscana potrebbe in parte anche dipendere dalla nostra capacità di un sistema che riesce a rilevare queste situazioni, a catalogarle. Già altre volte ci è successo in casi analoghi. Da quando sarà gratuito il vaccino per tutti i toscani? Se ci sarà una gradualità comunque nelle vaccinazioni, sì, cioè con una precedenza comunque per i più giovani? Su questo c'è un piano e nelle prossime settimane gli assessori su ciascuna di queste notizie potranno darvi informazione.